Allora, uno dei principali sponsor di questo evento è il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Comune di Roma, Paolo Ferrara, che salutiamo in collegamento con noi. Ben trovato, Ferrara. Buonasera. Eccoci, grazie dell'invito. No, un grazie. Saluto ai vostri ascoltatori. Grazie, grazie a lei. Ha sentito l'umorismo di Fiorello, però l'umorismo di Fiorello troppo ovviamente... forte. Eh beh, sì, sicuramente è stata, come dire, gliel'avete servita su un piatto d'argento, perché parliamoci chiaro, Ferrara. Ovviamente questa battuta l'avranno fatta in tutti i bar di Roma e magari in questo momento i cittadini in mezzo al traffico si chiederanno, certo ci mancava proprio il gran premio di Formula, vabbè insomma quello che sarà, ci mancava un gran premio automobilistico in una città così problematica dal punto di vista del traffico, vabbè ma questo ci sta insomma, però vogliamo, ci sta. Spiegare qual è il vostro punto di vista e perché ritenete che questo evento invece sia importante per la città, Ferrara? Sì, al di là dell'umorismo che certo, ci sta tutto, è certo, giusto che ci sia, insomma, fa sempre bene, questa è una città che deve essere allegra. E detto questo, sì, è chiaro che questo è un grande evento, una grande opportunità per la città, una grande opportunità per Roma. E io penso solamente alle televisioni di tutto il mondo che saranno accreditate per trasmettere l'evento. Andremo in diretta su tutte le televisioni del mondo, Roma sarà è così seguita la Formula E, Ferrara? Scusi, no, io sono proprio ignorante in materia. È molto seguita. Guarda, io ho visto delle visualizzazioni dell'evento di Parigi solamente su YouTube, parliamo di milioni di visualizzazioni, dove si vede la Torre Eiffel dietro, ma la cosa bellissima, una promozione per la città enorme. Il ritorno d'immagine sarà... Chi è che non ha un canale dedicato alla Formula 1, Formula E, nella sua nazione, nella sua città, insomma. Per cui sarà veramente un successo mediatico questo, e Roma sarà su tutti gli schermi del mondo. Okay, okay. Grazie a queste evento, e solo questo penso che basti a capire quanto importante sia la presenza di Roma all'interno di questo circuito. Dopodiché ci sono anche altri aspetti molto importanti che abbiamo discusso, che l'assessore Frongia ha discusso con chi si è proposto, che se volete vi racconto insomma. No, certo, siamo qui per ascoltarla. Quali sono le altre motivazioni che vi hanno portato a spingere molto su questo evento? Beh, io metterei come cappello la promozione delle energie alternative. Questa è una città che comunque deve dare un grosso impulso in questo senso, le macchine elettriche. Le macchine elettriche sono veramente una possibilità di cambiamento per la città, e difatti abbiamo chiesto di mettere, lo faranno i promotori dell'evento, delle colonnine nuove nell'aria, moltissime colonnine nuove utili proprio alla mobilità elettrica. Abbiamo richiesto alcune cose importanti: rifaranno l'asfalto delle strade, per cui il percorso sarà asfaltato completamente a carico dei proponenti. Insomma, la città, oltre a questo, oltre al grande effetto mediatico e al ritorno di pubblicità che avremo, potrà anche contare su interventi veri all'interno della manifestazione, che tra l'altro, come potete comprendere, non sarà nemmeno rumorosa, insomma. No, quello no. Ma il circuito l'avete già individuato? Cioè... No, credo che il tavolo tecnico arriverà a breve, insomma l'area è quella dell'Euro, la conoscete. Quella, insomma, del laghetto? Non... Correranno lì intorno? Sì, sì. Non fare una gaffa, insomma adesso non entro nel merito del percorso, che poi non sta neanche a me, non sono un tecnico. Però credo che sia veramente un'opportunità, abbiamo fatto un buon lavoro, l'assessore Frongia ha fatto un buon lavoro, la squadra dei consiglieri che ha votato questa mozione, sapete, appunto per dare l'ok, mettere il bollino, insomma, su questo evento. Certo, certo. Bene. Livia, hai altre domande? Sì, ecco, io quello che chiedevo è, i cittadini romani ovviamente adesso sono abbastanza perplessi, vi aspettate partecipazione? Insomma, pensate che questo potrà diventare un evento che entrerà nel cuore dei cittadini romani? Beh, io credo che i cittadini sono consapevoli delle parole che sto dicendo e di quanto sia utile per la città farla ripartire. Dai, dopo quello che è successo, insomma, è un grande evento che atterra qui nella capitale, qualche disagio ci sarà quel giorno dell'evento, ma è chiaro, però credo che questo Berlino, Parigi, tutte le grandi capitali hanno ospitato questa possibilità, oggi Roma non si può tirare indietro, insomma, li comprendiamo quando pensano magari al fatto che sarà chiuso il traffico per quelle poche ore o magari per un giorno, forse anche due, in determinate aree,
però insomma bisogna anche sopportare alcune cose se vogliamo che questa diventi veramente una capitale lanciata nel mondo, diciamo, dai. L'ultima sua domanda sul Gran Premio: a chi le dicesse, o se arrivasse insomma la critica, perché le Olimpiadi no e questo evento sì, che cosa risponderebbe Ferrari? Perché non c'è cubatura. Voi sapete che la precedente proposta che era stata fatta per la Formula E prevedeva anche un piccolo villaggio e palazzi, edifici, e le Olimpiadi le abbiamo chiamate Olimpiadi del mattone e dei soliti noti. Questa volta abbiamo verificato che veramente il progetto è sano, c'è una grossa differenza. C'è una grossa differenza. Senta, lei tra le cose che ha fatto questa settimana c'è stata anche, diciamo, il suo duro intervento, insomma, il suo, come dire, mettersi a disposizione come rappresentante della giunta comunale per quanto riguarda la vicenda all'Italia, i lavoratori all'Italia. Sì. Questo perché ovviamente questi sono lavoratori anche che insistono sulla zona, sulla regione Lazio e sulla città di Roma in generale. L'indotto all'Italia è tutto, insomma, riversato qui nel Lazio e a Roma. Sì, prego. Dice... Assolutamente, vengo da un territorio che è il decimo municipio, Ostia, l'entroterra, Acilia, vicino all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, e per cui conosco quanto sia importante per Roma a livello occupazionale quell'azienda, che è stata una grande azienda, purtroppo ha vissuto delle situazioni che l'hanno ridotta a quello che sappiamo, ovvero a un piano economico che sta per essere presentato o che è stato presentato, che prevede degli esuberi, più di 2000 persone tra assistenti di volo e personale di terra, che è inaccettabile, specialmente poi se pensiamo a quello che è stato fatto, è stata completamente sfruttata. Vi ricordo la vicenda dei francesi, non so, che non è tanto lontana, dove lì qualcuno probabilmente ha fatto scelte sbagliate al governo all'epoca, che oggi paghiamo, e paghiamo come città, che pagano poi in prima persona poi i lavoratori e le famiglie dei lavoratori di Alitalia. Per cui abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo impegnato la sindaca a essere presente, e questo è l'elemento di questa mozione. Noi abbiamo chiesto alla sindaca di chiedere al governo, al ministero, di essere presente all'interno del tavolo che sta discutendo queste problematiche, anche solo come auditori, però essere presenti per un discorso di trasparenza e far pesare la capitale all'interno di queste decisioni. Ho capito, quindi questo è una cosa di cui vi farete carico e che seguirete con attenzione, sia dal punto di vista politico che, diciamo, concreto, per monitorare il tutto, perché in effetti poi la ricaduta sociale potrebbe essere molto pesante. Natale di Roma, Ferrara, 21 aprile, che state facendo e che bilancio fa lei di questa sua esperienza romana e amministrativa? Sì. Beh, oggi è una bellissima giornata. Nel 753 avanti Cristo Romolo e Remo, insomma, sapete com'è andata la storia, no? Fondano Roma, in mezzo c'è un'uccisione, si dice, e a distanza, io faccio questa battuta, non lo permetto, permettetemelo, sì, a distanza di tempo, qui invece a Roma il 19 di giugno del 2016 abbiamo spazzato via il malaffare, diciamo. Per cui oggi è una rinascita molto simile a quella che è avvenuta con le elezioni romane, dove 700.000 persone hanno scelto la sindaca Raggi. Se mi lasciate passare questa battuta, passo poi ai contenuti, certo, della... No, certo, quindi... No, lei dice come la nascita di Roma fu divesa da una cacciata, diciamo, familiare, chiamiamola così, altro. Lei dice ci fu una cacciata il giugno scorso, va bene, ok. Il giugno scorso molto simile a quella, insomma, sì, è una battuta, è chiaro, però certo. Voglio dire, lasciatemela passare, entro nel merito della giornata che ha visto comunque... l'amministrazione promuovere questo evento in tutti i modi possibili. Sa che in Campidoglio c'è stata una celebrazione importante, abbiamo partecipato, la sindaca ha partecipato, i consiglieri, la giunta, a tutti gli eventi principali, abbiamo lasciato aperti e gratuiti molti musei di Roma, la maggior parte, insomma, un giorno importante. Roma va ricordata, insomma, è una città straordinaria, bellissima, che merita di essere riconosciuta da chi l'amministra. È anche una questione di responsabilità, la sentiamo tutta, è forte. Grazie Ferrara, grazie al capogruppo del Movimento 5 Stelle e buon lavoro in giunta per questa città, che deve anche meritarselo, anche meritarselo, come tutti i cittadini ci dobbiamo meritare una città migliore, dobbiamo fare ognuno la nostra parte. Buona giornata Ferrara, buona giornata. Grazie. A presto e a risentirci.